Quindi buongiorno a tutti, ascoltiamo la presentazione di tesi di laurea di Filippo Mantovanelli dal titolo Progettazione e stampa 3D di un riduttore cicloidale. Prego. Buongiorno, come si può intuire dal titolo della tesi, tale elaborato è stato diviso in due capitoli principali, quello sulla progettazione e quello sulla stampa 3D del riduttore cicloidale. Iniziamo con la progettazione. La progettazione del riduttore si può dividere nei seguenti punti: l'analisi cinematica, l'analisi dei carichi statici, il dimensionamento e verifica dei componenti. Innanzitutto, cos'è un riduttore cicloidale? Un riduttore cicloidale è un particolare riduttore di velocità che invece di presentare delle ruote dentate al suo interno come i classici riduttori di uso comune, presenta una ruota cicloidale. Una ruota cicloidale è un particolare organo meccanico che presenta una geometria a lobi. Tali lobi sono di fondamentale importanza perché definiscono il rapporto di riduzione che presenta questo riduttore. Procediamo ora a descrivere brevemente il funzionamento. Allora, abbiamo un albero in ingresso messo in rotazione da un motore. Tale albero si può appunto osservare nell'animazione ed è in verde e presenta uno spallamento eccentrico rispetto al suo asse di simmetria. In tale spallamento viene calettata la ruota cicloidale che viene a sua volta messa in rotazione. Tale ruota cicloidale ingrana con i rulli fissi solidali al telaio, e in questo caso sono il numero n come è presente nella slide, rulli fissi, e sono pari al numero dei lobi più 1. L'ingranamento con i rulli fissi della ruota cicloidale mette a sua volta in rotazione la stessa con velocità angolare opposta rispetto all'albero d'ingresso e ridotta appunto di un fattore proporzionale al numero dei lobi. Dopodiché la ruota cicloidale presenta dei fori sulla sua superficie nei quali vengono inseriti i perni solidali all'albero d'uscita e tali perni ricevono il moto e lo trasferiscono all'albero d'uscita e in questo albero d'uscita appunto viene accoppiato all'utilizzatore. Questo particolare riduttore si presta molto bene per le applicazioni nel campo industriale e robotico, dato la sua struttura compatta dovuta all'altissimo rapporto di riduzione ottenibile per il singolo stadio. Inoltre abbiamo pochi elementi in rotazione che ne determinano una bassa usura e una anche ridotta rumorosità. Per questo progetto è stato scelto di azionare un robot industriale per movimentazione di carico leggero tramite un motore passo passo in EMA17. Le caratteristiche del motore dell'utilizzatore sono visibili nella slide. Per movimentare questo utilizzatore con il motore scelto è stato necessario progettare un riduttore avente appunto un rapporto di riduzione pari a 1 a 20. E di conseguenza, come abbiamo visto prima, un numero di lobi pari a 20, un numero di rulli fissi pari a 21, un ingombro dato anche dalle dimensioni massime del volume di stampa della stampante utilizzata, un'eccentricità dell'albero in ingresso pari a 1,5 mm e due ruote cicloidali sfalsate di 180 gradi per compensare le forze eccentriche presenti sull'albero in input. Passiamo ora all'analisi cinematica. Dopo aver effettuato appunto l'analisi cinematica, sono stati riscontrati i seguenti risultati: sono state trovate le coordinate del punto di contatto C del profilo del disco cicloidale con il rullo fisso. Dopo aver trovato queste coordinate, è stato possibile trovare le equazioni parametriche per generare il profilo della ruota cicloidale attraverso l'inversione cinematica. Si è tenuto fisso il disco cicloidale, si è messo in rotazione il rullo di un angolo φ. Dopodiché sono state trovate le equazioni parametriche visibili nella slide. È stata inoltre trovata una relazione per evitare il sottotaglio che tiene in considerazione delle dimensioni del riduttore con la sua eccentricità e il numero dei rulli fissi. Dopodiché si è passati all'analisi dei carichi statici, ipotizzando un caso ideale con attrito trascurabile.
I principali carichi agenti nel riduttore sono la coppia motore dell'albero di input MM, la forza di reazione sul cuscinetto dell'albero eccentrico R, la forza tra i perni solidali all'albero di output e i fori del disco cicloidale FP e la forza tra l'orifizio e il disco cicloidale FR. Si è inoltre osservato che solo una parte di essi, istante per istante, partecipa alla trasmissione della coppia e in questo caso partecipano istantaneamente 11 rulli fissi e 4 perni per la trasmissione della forza, quindi della coppia. Dopo aver studiato appunto queste relazioni e diciamo appunto inserito anche i risultati ottenuti nell'analisi cinematica, si sono trovate le relazioni per la forza scambiata dal singolo rullo fisso e singolo perno con il disco cicloidale. Dopo aver appunto implementato queste due relazioni trovate con i parametri di progetto scelti in precedenza, si sono trovate le distribuzioni delle forze agenti sui rulli fissi e i perni durante la trasmissione del moto. Da queste distribuzioni sono stati trovati valori di picco utili poi per il dimensionamento dei singoli componenti. I valori di picco sono riportati nella slide. Per il dimensionamento a verifica dei componenti si sono tenute in considerazione le caratteristiche meccaniche del materiale utilizzato. In questo caso è stato utilizzato l'acido polilattico denominato PLA. In slide sono appunto visibili le tensioni di snervamento, la tensione ammissibile considerando un fattore di sicurezza pari a 1,5 e un modulo elastico e il modulo elastico del PLA. Le procedure adottate sono le seguenti. Per i rulli fissi sono stati schematizzati come trave a doppio incastro, sollecitate a flessioni e a taglio. È stato calcolato il momento flettente, la flessione semplice e la tensione tangenziale media. I risultati delle verifiche sono visibili nella slide. Dopodiché sono stati dimensionati i perni con la stessa procedura, però in questo caso schematizzandoli come trave a mensola, sollecitate in momento flettente al contatto strisciante con la ruota cicloidale. È stato calcolato il momento flettente, la pressione semplice e la tensione tangenziale media. È stata inoltre calcolata la pressione media sul perno e la pressione massima di contatto dovuta appunto al rotolamento con il foro presente sulla ruota cicloidale. Anche in questo caso i risultati delle verifiche sono visibili in slide. Infine, sono stati dimensionati e verificati l'albero di input e di output, schematizzandoli come trave appoggio appoggio per l'albero di input e come trave a mensola per l'albero di output, considerando in questo caso anche il momento torcente derivante dalla coppia motore e dalla coppia utilizzatore. Dopodiché si è passati alla stampa 3D. Innanzitutto è stata utilizzata una stampante 3D FDM, ovvero modellazione a deposizione fusa. Questo particolare tipo di stampante consiste in una appunto bobina di filamento termoplastico che viene spinto attraverso un estrusore riscaldato con un ugello riscaldato. Tale filamento termoplastico viene fuso in questo estrusore e viene depositato strato dopo strato sul piatto di stampa. Sia l'estrusore che il piatto di stampa si muovono lungo i rispettivi assi e sono in grado appunto di generare un oggetto tridimensionale. La fase realizzativa del riduttore cicloidale si articola nei seguenti punti. Abbiamo disegno e modellazione tridimensionale, la fase di slicing, la fase di stampa con stampante 3D, la rifinitura finale dei componenti e l'assemblaggio del riduttore. Innanzitutto si è disegnata una bozza del riduttore col software di disegno CAD, Autodesk AutoCAD, parallelamente col dimensionamento e la verifica dei componenti. Una volta ottenute le dimensioni definitive di tutti i componenti, si è passati alla realizzazione degli stessi col software di modellazione tridimensionale SolidWorks 2022. In slide è possibile apprezzare la vista esplosa del riduttore con tutti i suoi componenti. Particolare attenzione può essere posta al disegno della ruota cicloidale, infatti è stato utilizzato uno strumento di SolidWorks chiamato curva guidata ed equazione, inserendo le equazioni parametriche analizzate in precedenza nell'analisi cinematica, implementate con i valori scelti dal progetto.
si è passati alla fase di slicing. Questa fase consiste nel tradurre il formato SolidWorks.stl di un solido tridimensionale in un formato leggibile dalla stampante 3D chiamato G-Code. Il software utilizzato per questa fase è Ultimaker Cura. Altre importanti funzionalità di questo programma sono la generazione dei supporti di stampa e la regolazione dei parametri di stampa, tra i quali riempimento, temperatura dell'estrusore e del piatto di stampa, velocità di stampa, diametro del filamento estruso. Inoltre è possibile apprezzare un'anteprima di stampa, in questo caso dell'albero eccentrico di input, con i relativi supporti in azzurro. I parametri impostati per questo progetto sono stati appunto inseriti in base al materiale che si è stampato. In questo caso, anche se di diversa colorazione, tutti i componenti sono stati realizzati in PLA. Sono stati appunto impostate le temperature dell'estrusore, temperatura di piatto di stampa, velocità di stampa e riempimento in funzione di questo materiale. La stampante utilizzata è una Creality Ender 3 ed è economica, facilmente reperibile online e molto intuitiva da utilizzare. È stata comandata e gestita dal software Octoprint da remoto. In questa schermata che si vede nei slide è possibile appunto osservare la fase di calibrazione del piatto di stampa e con appunto un grafico che mostra lo stato reale del piatto di stampa e appunto ci fa vedere lo scostamento dalla perfetta planarità dello stesso. A seguito sono riportate le tempistiche e la quantità di materiale utilizzato per i singoli componenti, per un totale di 39 ore di stampa per realizzare l'intero riduttore ciclidale e 310 grammi di filamento utilizzato. Non sono mancate le problematiche di stampa, infatti si è riscontrata un'interruzione della stampa del telaio, quello in giallo, per il filamento accavallato in bobina. Infatti la stampa è partita bene per le prime ore, dopodiché si è interrotta, dando come risultato quello visibile in figura. In questo pezzo, diciamo, incompleto si può apprezzare anche il riempimento utilizzato nel telaio. Si è inoltre riscontrata la rottura dell'albero eccentrico dovuta a un'insufficiente valutazione del riempimento. Si è successivamente provveduto a ristamparlo con una percentuale di riempimento maggiorata. Dopodiché si passa alla rifinitura finale dei componenti. In figura è possibile appunto osservare il prima e dopo dell'albero di input dopo aver appunto rimosso i supporti di stampa con pinze e lime e rifinito le sedi dei cuscinetti con carta abrasiva e una fresa per garantire appunto il corretto scorrimento degli stessi nelle opportune sedi. In questa slide è possibile osservare tutti i componenti assemblati con i relativi cuscinetti e infine sulla destra è possibile osservare il riduttore assemblato con 7 viti M5 con i relativi dadi e 4 viti uscenti dal riduttore lato motore per assemblare il riduttore appunto con il motore NEMA17. In questi brevi video è possibile osservare a sinistra l'ingranamento del riduttore della ruota cicloidale con i rulli fissi solidali al telaio e il trascinamento dei perni dell'albero di uscita e a destra il funzionamento del riduttore assemblato. Infine, in questo ultimo video è possibile apprezzare la differenza di velocità di rotazione rispetto all'albero di input marcato con un puntino rosso in confronto con l'albero di uscita in bianco. Inoltre è possibile osservare i 4 perni di accoppiamento con l'utilizzatore dell'albero di uscita. Bene. Complimenti. Alcune osservazioni. Se può tornare alla diapositiva che riguarda le percentuali di riempimento e le temperature di stampa. Sì.
Questa temperatura dell'estrusore, 200 gradi, in genere effettivamente si attesta sui 180, 200, 210 in funzione dei diversi tipi di materiale, ma chiedevo se questa temperatura è stata in qualche modo cambiata per in qualche modo ovviare ad alcuni problemi o si è sempre usata dall'inizio questa. Stessa cosa per quanto riguarda la temperatura del piatto. Se è, diciamo, stata modificata in corso d'opera o se si è usata questa fin dall'inizio. No, diciamo che è stata utilizzata per tutti i componenti 200 gradi Celsius e 50 gradi Celsius per la temperatura di stampa, perché in base all'esperienza e una breve informazione che mi ero fatto per il PLA, questa temperatura era consigliata dalla maggior parte delle guide, ecco. Bene, invece sulla percentuale di riempimento, Sì. chiedevo internamente, chiaramente leggo 10%, 20 o 30%, invece quanti layer superficiali ci sono completamente riempiti? Allora, il numero di layer non lo so, però è pari a 0,2 mm per la maggior parte dei componenti. Quindi 0,2 mm di, diciamo, Sì. completamente completo riempimento e Esatto. poi si parte con 10 o 20 o 30. Riempimento con la trama. Per i componenti più, diciamo, piccoli e con un grado di rifinitura richiesta maggiore, è stato abbassato questa finitura a 0,16 per gli altri 0,2. D'accordo, grazie. Grazie a lei.